Bene, sono molto felice di dare il benvenuto a tutti gli ascoltatori, a tutti gli internauti che sono collegati con il sito web del Teatro Carlo Felice di Genova, che stasera riparte dopo una crisi profonda e riparte anche grazie alla generosità di un grande maestro come Zubin Mehta, che tra la prova generale e la prima della Forza del Destino di Giuseppe Verdi ha accettato con grande generosità di essere presente qui a Genova, e siamo felicissimi che prima del concerto voglia portare a tutti gli internauti collegati sul sito del Carlo Felice il suo saluto. Buonasera maestro. Buonasera. Intanto oggi anche Santa Cecilia è un giorno importante per la musica. Ah sì, non sapevo. Maestro, come va? Io sto bene e per oggi per 2 ore e mezzo anche il teatro sta bene. Ma cosa succede dopo? Questo teatro soffre di una crisi che veramente in tutta Italia, ma particolarmente Genova. E io spero che i dirigenti di Genova, il settore privato di Genova, il governo della provincia qui, tutti capiscono che devono tutti fare qualche cosa, che questo teatro non muore, basta. Ecco, qualcuno dice in Italia che la cultura non dà da mangiare. Vogliamo invece dire che la cultura dà da mangiare alla parte più importante del nostro corpo, che è lo spirito? Sì, ma se anche cresce con la cultura, e cultura che è proprio in nostro senso nato in Italia. Guarda, non c'è una città in Italia che non ha qualche cosa con la cultura che come noi abbiamo. Ecco, salute. Sì. È tutto in diretta. Monteverdi a Firenze. Paganini qui, Napoli, sono tantissimi compositori, non finiamo in Italia, come l'arte, musica, architettura, tutto. Domus a Pompei che crolla, succede un po' di tutto. Dobbiamo pensare ai nipoti, ai nipoti dei nipoti. Una volta quando tutti i politici spariscono, cosa rimane poi se non la cultura? Grazie maestro, lei è davvero sempre in prima linea. Una battuta al volo, poi la lasciamo andare sull'orchestra, su come è andata la prova di oggi, questo suo tour de force. Diciamo, lei arriva da Firenze e torna poi a Firenze. Cosa, una battuta sulla nostra orchestra, e sperando di rivederla presto, ovviamente. L'orchestra e il coro hanno suonato dalla prima nota con entusiasmo, erano preparatissimi, ognuno, io ho visto, ha già studiato la parte, e abbiamo avuto una prova anche con Rudolf Buchbinder, che è venuto all'ultimo momento a fare il quinto concerto di Beethoven. Tutto è andato bene, veramente molto molto bene. Bene, grazie allora per questo suo contributo, maestro Zubin Mehta, in bocca al lupo per il concerto, e grazie per essere stato qui con noi. Bene, bene, bene. Beh, non c'è che dire, è un bel esordio per la nostra prima diretta in streaming. Io intanto non vi chiedo scusa, non mi sono presentato, di solito bisogna farlo. Io sono Andrea Ottonello e saluto calorosamente tutte le persone, spero numerose, che sono collegate in questo momento con il sito web del Teatro Carlo Felice. Il Carlo Felice ha avuto delle vicende molto alterne in questi ultimi mesi, ha fatto parlare di sé, è inutile nasconderselo, più per le vicende di tipo politico, amministrativo, che della musica, che per troppo tempo, per troppi mesi non si è udita. Ma questa sera la grande musica è di nuovo protagonista. Il programma lo conoscete tutti, prevede l'ouverture Mehr Stille und glückliche Fahrt di Beethoven, e poi il quinto concerto per pianoforte e orchestra Imperatore e la sinfonia numero 7 nella seconda parte. Ma nel frattempo un nuovo ospite ci ha raggiunto, è il sovrintendente del teatro, nominato a fine giugno dal nuovo consiglio di amministrazione che si era insediato dopo la fine del commissariamento, Giovanni Pacor. Buonasera. Buonasera. Che io posso confermarlo, che sono stato coinvolto anch'io all'ultimo in questa diretta un po' rocambolesca, uno di quelli che ha spinto di più perché il Carlo Felice si aprisse non solo ai suoi oltre 2000 spettatori di questa sera, si stavano esaurendo prima quando sono entrato in teatro anche i posti in piedi, ma si apre anche alla città e al mondo, perché internet oggi è il mondo. Allora intanto chiedo al sovrintendente di salutare internet e tutti quelli che sono collegati. E salutiamo tutto il mondo, perché in questo momento ci vedono da tutte le parti del mondo, e la nostra sfida questa qui, quella che si diceva di allargare la capienza del teatro, questo è fondamentale per noi, perché il nostro problema principale è proprio perché i teatri non sono abbastanza grandi per poter
pagare i costi degli spettacoli, soprattutto spettacoli di qualità che Genova e i teatri italiani meritano. Ecco, questo esperimento della diretta su streaming avrà anche un seguito, speriamo, anche per le prossime produzioni del teatro. Adesso questa sera, appunto, grazie alla generosità di Zubin Mehta, il teatro riparte, poi dal 3 dicembre ci sarà Traviata, poi un balletto, Elisir d'Amore a gennaio. A quando la prossima diretta? Dunque, noi siamo emozionatissimi perché a tempo di record abbiamo montato questa diretta, questo sistema stream per trasmettere tutto quello che noi facciamo al mondo. E ringraziamo soprattutto Zubin Mehta e Rudolf Buchbinder che sono venuti a titolo completamente gratuito per sostenere non solo il Carlo Felice ma per dare un segnale fortissimo a tutto questo mondo che in questo momento è fortemente penalizzato dalle crisi nazionali, internazionali, eccetera. Dunque noi siamo i primi ad aprire un canale web nostro completamente. E la mia intenzione, la nostra intenzione anche di tutto il teatro e del Consiglio di Amministrazione è di tenere un canale sempre aperto, ossia questo canale dovrà essere l'occhio del mondo su di noi, aperto sul lavoro che facciamo quotidianamente. Quindi non solo gli spettacoli, non solo gli spettacoli che successivamente saranno trasmessi anche in pay per view, ma soprattutto il lavoro quotidiano del teatro e l'informazione totale di tutto quello che in teatro si fa, che non si pensi che in teatro non si lavora. Allora, noi abbiamo preso la linea solo da pochi minuti, ne abbiamo ancora qualcuno per parlare un po' delle vicende del teatro. Adesso ci vorrebbe molto molto tempo naturalmente, però intanto pensiamo al presente e soprattutto al futuro. Adesso molti anche di quelli che ci stanno seguendo sanno che il teatro è ripartito grazie a questa formula dei contratti di solidarietà. Vuole spiegarci lei esattamente in cosa consistono e come si sta lavorando attivamente in teatro per ripartire in termini proprio produttivi, diciamo l'ultimo anello di questa lunga e travagliata vicenda? Dunque sulla situazione dei contratti di solidarietà non vorrei parlare questa sera perché è una giornata di festa e la ripartenza del teatro. Vi dico solo in due parole che si lavora un po' di meno, si guadagna un po' di meno, il guadagno perduto tra virgolette dai lavoratori viene reintegrato in parte dallo Stato. Ecco, questo è il sistema. Però la cosa più importante è che noi cominciamo a lavorare, cominciamo a presentare il nostro lavoro, cominciamo a far funzionare il teatro. Le sorprese poi arriveranno, io sono sicuro, perché come dico spesso che sono un ottimista e sono sicuro che nel momento in cui lavoriamo e facciamo vedere le nostre qualità qualcosa succederà. Bene, allora qualche anticipazione però. Allora, intanto la parte di stagione residua che è stata presentata, diciamo Traviata dal 3 dicembre, la produzione che era già prevista ma che è slittata solo in termini di date, poi un balletto a ridosso proprio del Natale e poi l'Elisir d'Amore che abbiamo qui in casa al Carlo Felice di Luzzati. Poi che cosa ci sarà? Si è parlato, si è scritto anche sui giornali dell'arrivo a Genova di Franco Zeffirelli, cosa può dirci? Prima dell'Elisir c'è anche il concerto di Capodanno. Comunque è confermato e quindi è anche già annunciato che Zeffirelli ci dà la sua produzione di Pagliacci. Quindi in febbraio partirà l'inaugurazione ufficiale della stagione 2011 con Pagliacci e Zeffirelli. Poi si deve procedere, stiamo completando il quadro della stagione con altri titoli ovviamente. Ci sarà una leggera riduzione, ma cerchiamo di ridurre il meno possibile, ovviamente perché il nostro lavoro viene ridotto. Bene, allora io ringrazio il sovrintendente Giovanni Pacco per essere stato con noi, speriamo che torni a trovarci nell'intervallo, magari con un po' di ospiti, perché insomma bisogna parlare anche delle realtà di questo teatro, lo faremo magari con qualche interlocutore, adesso ci stiamo organizzando per voi, quindi restate collegati, invitate anche gli amici continuare a navigare il sito del Carlo Felice di questa sera. Grazie sovrintendente. Grazie a tutti e seguiteci sul nostro canale web stream che è praticamente il primo teatro in Italia ad avere.
Bene, 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 grazie. Dunque, ci vorrebbe adesso, il mio orologio fa le 20 e 22, non so esattamente quanto tempo ci sia ancora, comunque abbiamo un paio di minuti, poi io mi congederò momentaneamente, ci sarà ovviamente lo spazio per la sigla che abbiamo preparato, per tutto quanto, e poi sarà la volta, ovviamente lasceremo davvero la parola alla musica. Allora, ovviamente chi naviga su internet sa tutto, ma uno speaker dovrebbe sempre, come dire, fare anche la ricapitolazione, quindi io stiamo per trasmettere in diretta streaming a partire dalle 20.30 il concerto straordinario per la stagione artistica 2010 del Teatro Carlo Felice, diretto da Zubin Mehta con pianista Rudolf Buchbinder. La prima parte del concerto prevede l'overture opera 112 per coro e orchestra Mehr Stille und glückliche Fahrt di Ludwig van Beethoven, vale a dire Calma di mare e viaggio felice, un titolo, naturalmente anche un argomento indubbiamente benaugurante per quella che è la rinascita del Teatro Carlo Felice, che davvero tutti auspicano a Genova come nel mondo. Dicevamo prima che i teatri in Italia sono in difficoltà, avete sentito anche l'appello di Zubin Mehta, che tra l'altro ha scritto in occasione della sua venuta a Genova, non ha rilasciato interviste, ma ha scritto una lettera molto molto accorata dicendo che viene a Genova su invito dei musicisti del Teatro Carlo Felice in segno di solidarietà con i colleghi dell'orchestra, con tutte le categorie del teatro, per dare il mio contributo di artista in una situazione tanto grave da mettere a rischio la sopravvivenza e la funzione stessa di un teatro dell'opera e la perdita del lavoro e dello stipendio di tante persone. Zubin Mehta non è nuovo a questo tipo di iniziative, sapete che è direttore al Maggio Musicale Fiorentino, che ce l'ha imprestato per questa sera insieme ad un suo compagno quale Rudolf Buchbinder. Dicevamo prima con lui, Zubin Mehta non ha bisogno di presentazioni, chi naviga, chi guarda la televisione, chi ha familiarità con i grandi mezzi di comunicazione di massa, ricorderà certamente che c'era la sua bacchetta, la sua concertazione in quello che è stato una grande produzione della Rai, vale a dire il Rigoletto nei luoghi e nelle ore, che ha avuto luogo soltanto pochi mesi fa. Quindi è stato uno sforzo notevole. Zubin Mehta è davvero sempre in prima linea in questo senso, e quindi stasera, tra la prova generale della Forza del Destino di Verdi, che ha avuto luogo ieri sera al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, e la prima rappresentazione che avrà luogo domani sera nel giorno di chiusura tradizionale dei teatri, vale a dire il lunedì, ha deciso di venire a Genova in fretta e furia e di organizzare appunto questo straordinario concerto che stiamo per ascoltare adesso. Noi ci salutiamo momentaneamente e vi auguro naturalmente buon ascolto di questa prima parte del concerto. Per non lasciarci il cuore. Liguria, gelosamente tua. Bene, di nuovo in linea Andrea Ottonello dal Teatro Carlo Felice di Genova. Un saluto a tutti gli internauti che sono sintonizzati, che hanno cliccato sul www.carlofelice.it per quella che è la nostra prima diretta streaming. Vedete, proprio in questo momento sta entrando l'orchestra del Teatro Carlo Felice, e adesso non sento più la mia voce, ma può darsi che sia perfetto. Sentite gli applausi del pubblico, il teatro è colmo davvero in ogni ordine di posti, anche i palchi. Vedete la splendida sala del Carlo Felice progettata da Aldo Rossi, Carlo Felice che rinasce questa sera, ma che era già stato rimesso a nuovo pietra su pietra nel 1991. Questa grandissima sala in realtà non è nient'altro che una piazza, una grande piazza di Genova, con queste persiane, le famose persiane alla genovese Verdi, e questi quattro palchi che sono come quattro balconcini di delle case patrizie genovesi, e il cielo stellato, questi tanti punti luce che irrorano la grande sala, la grande platea. Carlo Felice può contenere fino a 2200 persone, 2200 posti a sedere e 200 posti in piedi circa, che questa sera sono stati tutti esauriti.
Il primo brano di questa sera forse richiede una breve battuta, perché tutti conoscono l'Imperatore di Beethoven, che fu anche il grande brano con cui Beethoven si congedò dalle scene, perché suonò in pubblico quando era ormai completamente sordo, pensate, nel 1815, davanti a tutte le teste coronate d'Europa. Era il grande momento del congresso di Vienna, la restaurazione, pensate, Beethoven diede spettacolo letteralmente. E tutti conoscono la settima sinfonia di Beethoven, che Wagner definì con rara abilità l'apoteosi della danza. Sarà una cosa scatenante, c'è da giurarci che Zubin Mehta metterà tutta la sua abilità in questo. Nel frattempo, come potete vedere, sta entrando il coro, che normalmente si schiera alle spalle dell'orchestra sinfonica. Vedete gli artisti del coro alle spalle dell'orchestra. Vedrete, noterete sui vostri schermi che manca un violinista, c'è una sedia vuota davanti al podio del direttore, quella del violino di spalla, che per tradizione rappresenta l'orchestra. Entrerà separatamente, avrà un applauso tutto per sé, resterà in piedi e procederà alla cordatura dell'orchestra, perché questo è anche un po', sono i riti che è bene raccontare dei grandi concerti sinfonici. Dicevo, mehr Stille und glückliche Fahrt, calma di mare, viaggio felice, di Beethoven su testo di Goethe, un brano del 1815, che è un brano ben augurante, una grande cantata con coro e orchestra. Naturalmente dura 7-8 minuti, quindi non abbiate paura, non fatevi intimorire da questo titolo. Lo stesso titolo, tra l'altro, poi viene dato anche un'ouverture di Mendelssohn, che di Goethe divenne amico e famulo, potremmo dire. Goethe di fatto fu il precettore del giovane Mendelssohn, con Beethoven il rapporto fu un pochino più aspro, potremmo dire, ma il caratteraccio di Beethoven è risaputo, basta un po' cliccare anche su internet e troverete tante notizie. Ecco l'ingresso del violino di spalla del teatro, uno dei violini di spalla, Elisabetta Garetti, che saluta e adesso vedrete dà le spalle al pubblico e prenderà il là dall'oboe, che per tradizione è lo strumento a fiato che dà il là all'orchestra. La nota, una delle sette note, naturalmente, bene non dare mai niente per scontato in occasione di una prima diretta su streaming, in streaming, è la nota su cui poi l'orchestra si accorda. Accordarsi, come si dice normalmente anche tra persone civili, quando ci si accorda, bene, anche l'orchestra deve accordarsi e il là deve essere lo stesso per tutti gli strumenti, in modo da poi salvaguardare per quanto possibile l'intonazione durante l'esecuzione dei brani musicali. A questo punto vedrete che le luci si abbasseranno, l'orchestra si tacerà e si attenderà soltanto l'ingresso di Zubin Mehta. Non sappiamo ancora dirvi se farà un discorso alla città o meno. Vedete il bel cuscino di rose rosse e bianche che troneggia ai piedi del podio, il simbolo di Genova, la croce di San Giorgio, la croce rossa in campo bianco. Lasciamo un po' di silenzio prima dell'ingresso di Zubin Mehta.
partecipa. Thank you.
Bene, ben ritrovati a tutti gli amici della musica del Teatro Carlo Felice che in video streaming sul sito del teatro stanno seguendo, hanno seguito la prima parte di questo concerto straordinario che è stato possibile che vi stiamo trasmettendo in diretta grazie ai mezzi tecnici del teatro, in diretta dal Teatro Carlo Felice. Il direttore d'orchestra era Zubin Mehta, il pianista Rudolf Buchbinder. Abbiamo ascoltato Mehr Stille und glückliche Fahrt, opera 112 per coro e orchestra, che significa Calma di mare, viaggio felice, di Ludwig van Beethoven, sempre di Beethoven, il concerto per pianoforte e orchestra numero 5 in mi bemolle maggiore, opera 73, l'imperatore, nei movimenti allegro, adagio un poco mosso, rondò, allegro ma non troppo, con appunto Rudolf Buchbinder solista alla tastiera. Rudolf Buchbinder, che avete sentito, è stato accolto da calorosissime ovazioni qui al nostro teatro Carlo Felice e che ha concesso ben due bis, sorprendendo anche noi che stiamo curando appunto questa diretta, questo streaming che avviene per la prima volta sul sito del teatro, quindi continuate a seguirci e a spargere la voce. I due bis che ha fatto Buchbinder, il primo era l'ultimo movimento dalla sonata in do minore patetica, la sonata numero 8 di Ludwig van Beethoven, che è stata composta qualche anno prima rispetto ai brani che stiamo ascoltando questa sera, vale a dire Mehr Stille und glückliche Fahrt e l'Imperatore, il concerto numero 5 per pianoforte e orchestra, e quindi un brano molto noto in cui Buchbinder ha dato prova di essere un grande beethoveniano. Chissà se riuscirà ad averlo ospite in questo intervallo. E il secondo era una trascrizione, io presumo sua, di vari brani di Johann Strauss, il grande, il padre del valzer, come lo conoscono tutti, in alcuni tratti io ho percepito anche, ho captato anche alcuni motivi, alcune melodie del Pipistrello, della Fledermaus, l'opera di Johann Strauss naturalmente. Ora noi ci salutiamo per un paio di minuti, restate con noi, poi avremo vari ospiti, quindi in questo intervallo restate con noi, a tra poco. Per non lasciarci il cuore. Liguria, gelosamente tua. Genova diventa adesso un simbolo di un teatro di alta qualità che sta crollando perché non c'è l'appoggio o dei mezzi pubblici, governo, settore privato. Allora noi dobbiamo fare qualcosa, aiutarle. Io sono qui per aiutarle. Lei ha detto che le piace Genova perché assomiglia a Bombay, è vero? Genova come Bombay? No, era la prima città europea che io sono arrivato da Bombay nel 1954 per andare a Vienna a studiare. Non ricordo niente perché sono stato andato dal nave alla stazione e da 1954 vengo oggi per la prima volta di nuovo. E stasera al via sul sito carlofelice.it la prima web TV di un ente lirico in Italia con la diretta del concerto, un servizio che consentirà di andare a teatro dalla poltrona di casa e per l'ente una nuova opportunità di sostegno economico. Bene, bene, ben ritrovati. Allora siamo di nuovo qui in diretta dal Carlo Felice. Abbiamo un ospite importante che ha appena suonato l'Imperatore di Beethoven e è stanco, ci sta dicendo di fare presto. Maestro Rudolf Buchbinder, buonasera. Good evening, buonasera. Maestro Buchbinder parla naturalmente in tedesco, parleremo in inglese questa sera, io tradurrò diciamo in tempo reale. Italiano non sufficiente. Sicuro che non sufficiente? Perché sembrava buono. No, solo per estratto. Ah, ho capito, allora per dopo, per dopo il concerto. Quindi, allora, first of all, how are you? I'm very good. You played a lot, didn't you? Aren't you tired? No, this is not a question to be tired or to if you like it, I don't know. Ecco, ha detto una cosa molto bella Rudolf Buchbinder, gli ho chiesto come stesse e se fosse stanco, e la risposta è stata
non stanco. Non è stanco, l'avete capito, che suonare è una gioia e un piacere, quindi questa è una cosa molto bella. Welcome back to Genoa, first of all, because I remember you... È molto tempo che Maestro Bookmaker manca da Genoa, ma io lo ricordo. Maybe you can come back again soon? We will see what is happening in the future. Ok, ovviamente ci auguriamo di rivederlo presto. Io vorrei parlare di Beethoven. I would like to talk about Beethoven just a little, if possible, okay? Beethoven, ok. Giustamente, ricordiamoci la pronuncia, che è molto importante. Lei ha dedicato gran parte della sua vita a Beethoven e so che lei possiede decine di edizioni delle sonate di Beethoven, quindi è uno studioso molto, molto serio. I know you bought a lot of editions of Beethoven sonatas. Almost 30 editions I have now. Which one you choose? The very, very first editions. For instance, I try to from the first editions, and a very good edition is done by Franz Liszt. Ecco, quindi. Franz Liszt is the only one of the few editions, perhaps the only one, where there's no fingering from anybody, only the fingerings from Beethoven. And Franz Liszt was a fantastic pianist, but there's not one fingering. He didn't add anything, you know. Ecco, tra le decine di edizioni che il maestro possiede, ci ha detto una cosa interessante, che la migliore edizione non è, come magari si può pensare, l'ultima, magari l'edizione critica, è l'edizione curata da Franz Liszt, perché non c'è una sola diteggiatura, le uniche dita che si trovano indicate sono quelle di Beethoven stesso, e quindi ovviamente Liszt era un grande pianista, poteva aggiungere evidentemente, se aveva interpretato le sue dita e i suoi suggerimenti, non l'ha fatto, quindi è molto rispettoso. The new editions are full from many, many things which Beethoven never wrote. Ecco, le ultime edizioni sono piene di cose che Beethoven neanche si sognava di scrivere. Ecco, questa è la cosa interessante. It drives me crazy. Why is a fingering and many other things have written that Beethoven probably has forgotten. The people think he has forgotten something. Beethoven, Schubert or Mozart, they never forgot something. So I try to keep on with my old editions and... Bene, quindi maestro, il suo consiglio è quello di tenere, come dire, tenere sempre presenti le vecchie edizioni. Thank you very much, maestro Buchbinder. Ok, bye, I hope to see you soon. Bene, allora congediamo Rudolf Buchbinder e bene, adesso è il momento di dare un po' la parola ai giovani che sono anche numerosi qui questa sera, perché bisogna anche parlare un po' delle realtà che sostengono il Carlo Felice e che stasera riparte, diciamo così, e quindi è giusto anche capire un po' come ci si può fidelizzare per cominciare a frequentare magari il teatro che riparte. Io ho qui con me un giovane studente di giurisprudenza che si chiama Francesco Gallarati. Buonasera, ciao Francesco. Buonasera a tutti. Che è il presidente di un'associazione che ha festeggiato proprio quest'anno i 10 anni di vita, che si chiama La Barcaccia, i giovani del Carlo Felice. È una realtà molto particolare perché è unica in Italia, esistono in Italia filiali, sezioni giovani di associazioni gestite però dagli adulti. Questa associazione è nata ed è stata autogestita fondamentalmente dai giovani, e l'unico requisito per farne parte qual è? L'età, di avere meno di 30 anni. Ecco, quindi questa è una cosa importante. Allora, intanto diamo qualche riferimento dell'associazione, come cercarvi, come trovarvi, come contattarvi. Allora, per cercarci, per trovarci, diciamo, innanzitutto il nostro sito internet che è www.labarcaccia.org, e poi lì ci sono anche tutti i contatti, quindi l'importante è consultare il sito, ci sono anche tutte le nostre iniziative che organizziamo. Ecco, allora diamo qualche buona ragione per avvicinarsi alla Barcaccia, insomma, che cosa fate, che cosa bolle in pentola? So che ultimamente vi siete organizzati con delle trasferte mentre il Carlo Felice era un po' in difficoltà, adesso chissà cosa succederà. Che cosa fa la Barcaccia? Diciamo che la Barcaccia innanzitutto fa le iniziative che vengono proposte dai soci. E ultimamente, negli ultimi 2 anni, specialmente ci siamo concentrati sulle trasferte, se possiamo dire così. Ossia siamo andati in altri teatri italiani, in particolare siamo andati alla Scala, all'Arena di Verona. Quindi si può andare anche alla Scala con pochi soldi? Sì, sono 35 euro, che è abbastanza poco. È molto poco. Sì, nei palchetti, però sì, comunque siamo tutti giovani che facciamo delle macchinate, una cosa molto informale, diciamo, quindi... Bene, questo è importante, perché spesso si pensa che la musica cosiddetta musica colta, questo termine che spesso è equivocato, debba essere una cosa per pochi eletti magari, invece non è così. No, assolutamente, infatti tanto è vero che la maggior parte di quelli che vengono alle trasferte o di quelli che partecipano comunque alle iniziative non hanno la minima idea magari spesso di cosa stanno andando a sentire, e quindi per loro è tutta una cosa nuova da scoprire. E per me in parte anche, nel senso che... Bene, quanti soci ci sono in questo momento iscritti alla Barcaccia?
All'incirca 180. Bene, bene, bene. Quindi allora ricordiamo il vostro sito www.labarcaccia.org per iscriversi per tutte le vostre attività. La prossima cosa che bolle in pentola, qual è il prossimo appuntamento che vogliamo dare? Il prossimo appuntamento che vogliamo dare stiamo organizzando per andare nella prima metà di dicembre a sentire la Valchiria alla Scala. Che apre la Scala. Sì, che apre la Scala. Ci stiamo lavorando, diciamo, è quasi sicuro quello o il Lago di Cigni ci andiamo. O comunque il balletto, che anche quello dirige Barenboim, se non ricordo male. Sì. E sempre 35 euro? Ce la fate? 35 euro, sì. No, no, sì, sì. Va bene, venduto. Grazie allora a Francesco Gallarati, il presidente della Barcaccia, ai giovani del Carlo Felice, e magari ci risentiremo alla prossima occasione. Ecco. Allora, adesso vediamo, in attesa che si affacci magari qualche altro ospite, e io vi tengo compagnia. Parliamo un po' della settima sinfonia di Beethoven, come ci ha ricordato Rudolf Buchbinder. Beethoven, dobbiamo stare molto attenti alla pronuncia. Dicevo, l'apoteosi della danza, questa è la definizione che ne diede Richard Wagner, è naturalmente molto azzeccata. Ecco, Wagner dice: la più beata attuazione del movimento del corpo quasi idealmente concretato nei suoni. È una definizione che proviene dall'Opera d'arte dell'Avvenire, uno degli scritti chiave, cardine della poetica, potremmo dire, wagneriana, naturalmente. La sinfonia risale più o meno allo stesso periodo, 1810-1811, grosso modo. Pensate che, intanto ha una gestazione abbastanza lunga, un 2-3 anni. All'interno viene scritto, peraltro, il concerto imperatore che abbiamo appena ascoltato. Ecco. Si parla a proposito della settima di principio della ripetizione, perché voi sentirete la grandezza poi di Beethoven, questo grande costruttore di forme, è quella di riuscire a elaborare da un'unica cellula tematica e ritmica, in questo caso sentirete sarà pappara 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 nel primo movimento, e poi ci sarà un ritmo più lento nel secondo movimento che sarà pa 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 pa, che sembra di essere tornati a scuola, ecco, con i lirici greci, i vari versi della lirica greca. Comunque, posso dirvi che la settima, naturalmente, di Beethoven si articola in quattro movimenti. Il primo comincia con un'introduzione più lenta, il poco sostenuto, vivace. Il secondo movimento è un allegretto, ma in realtà è una marcia abbastanza mesta, abbastanza triste, e poi l'esplosione, il presto, lo scherzo, il terzo movimento, che sentirete una cosa davvero fulminea. Vedremo che cosa ne farà Zubin Mehta, che tra l'altro, come avrete visto, dirige anche senza partitura, possiede, ha la musica nel cuore, verrebbe da dire, anche avendolo visto, avendolo sentito. I gesti del direttore d'orchestra sono una cosa importante. Chi ha naturalmente, chi l'ha visto, chi ha potuto vedere Zubin Mehta all'opera, si è reso conto di quanto chiara sia la sua gestualità e di quanto l'orchestra del teatro questa sera l'abbia seguito. Io vi ricordo che, tra l'altro, Zubin Mehta è arrivato questa mattina, ha fatto una prova e direttamente poi il concerto. Stesso discorso per l'Allegro con brio, che chiude la settima sinfonia, sarà davvero un'apoteosi, ecco, questo sicuramente. Va anche detto che sostanzialmente quello che succede è che a ogni ripetizione di questi temi, di queste cellule tematiche, Beethoven arricchisce, dice qualcosa di più sostanzialmente. Quindi una linea melodica, un accompagnamento, magari un po' di massa orchestrale. Ad esempio il trio dello scherzo, la parte B, lo scherzo è articolato secondo uno schema molto semplice, A, B, A, dicevo, la parte B, arriva quasi a fare da intermezzo, proprio perché non si può più gonfiare il tema principale che sentirete, questa cavalcata, papera, papera, papà, 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 insomma, poi la sentirete. Ecco, io sono qui a fare lo speaker, non certo a cantare la settima di Beethoven, naturalmente. Per chiudere il movimento, tra l'altro, Beethoven toglie laddove prima aveva aggiunto, ideando una sorta di coda che sparpaglia, potremmo dire, il tema tra le varie famiglie strumentali, e lo disperde in lontananza. Possiamo anche dire che, guardata da questo punto di vista, la settima sinfonia di Beethoven appare come una sorta di omaggio un po' dissacrante a Haydn, del quale Beethoven era stato allievo e al quale seguirà, non a caso, come per compensare un po' questa irrispettosa irruenza, l'ottava sinfonia, che è la sinfonia più garbata, più accademica, più settecentesca di Beethoven. Quindi un doppio congedo, quindi in una maniera conflittuale tipica di Beethoven, nel quale convivono da un lato la disperazione, un po' questo dramma anche che Beethoven
Beethoven vive attraverso la sordità, la solitudine, che sentirete nell'Allegretto, e poi questo grande, grande riscatto, questo tentativo, insomma, di affermare a tutti i costi che la vita è bella, ecco, potremmo dire. Quindi, e questa è l'esplosione che sentirete nell'ultimo movimento. Naturalmente io adesso però voglio tornare a parlarvi un po' del Teatro Carlo Felice, insomma, di questa ripartenza, in attesa che arrivi magari qualche nuovo ospite. Diceva in apertura il sovrintendente Giovanni Paco, che si è assunto l'onere e l'onore di riaprire un po' i giochi, di vedere quello che succederà, che tutto, insomma, tanto lo sforzo di questa sera arriva dopo una lunga serie di conflitti, insomma, una situazione molto che è stata gestita, insomma, anche in maniera molto, molto complicata. Io ricordiamo che il Carlo Felice è, intanto, le fondazioni liriche in Italia vivono un momento molto delicato, perché il principale finanziatore, che è lo Stato, ovviamente sta progressivamente chiudendo i rubinetti, quindi questo stando almeno a quello che sono le previsioni, insomma, delle nostre leggi di bilancio, potremmo dire, quello che viene previsto e messo a bilancio. Quindi il problema è, a Genova ovviamente questo si è risentito particolarmente, le fondazioni liriche sono tante, quindi il teatro è stato commissariato alcuni anni fa, come molti dei nostri spettatori che ci stanno seguendo in streaming per la prima volta sapranno. Il teatro è stato commissariato, il commissariamento è venuto meno a partire da giugno. A giugno si è costituito un consiglio di amministrazione nuovo, neoformato, con i rappresentanti di diritto, quindi i rappresentanti delle istituzioni pubbliche, il comune, la provincia, la regione e naturalmente lo Stato italiano, e alcuni finanziatori privati che siedono anche oggi nel consiglio di amministrazione. Naturalmente il primo passo è stata la nomina del sovrintendente. Dopo una specie di selezione, la scelta è caduta su Giovanni Pacor, che ha dimostrato di avere una grande grinta, l'ha dimostrato anche questa sera, perché naturalmente Carlo Felice è la prima fondazione lirica che trasmette in streaming. Questo è un esperimento che speriamo possa dirsi pienamente riuscito, e come dire, a questo punto, una volta che il dissesto economico-finanziario viene un attimino attenuato, viene sistemato, che dire, bisogna ripartire e cercare di capire quello che succede dal punto di vista artistico. Il teatro è stato sistemato per il momento con l'approvazione, anche se a maggioranza risicata, tra i lavoratori dei contratti di solidarietà, una maggioranza risicata, ma la maggioranza assoluta degli aventi diritto, dei lavoratori, ha ovviamente approvato i contratti di solidarietà, quindi il Carlo Felice riparte. Adesso bisognerà vedere che cosa faranno i nuovi sponsor e ovviamente cercare di programmare con un minimo di preavviso, perché sapete che i teatri mai programmano di 5 anni in 5 anni, ecco. Però pare che le novità siano buone. Paco ci parlava prima dei Pagliacci di Zeffirelli da febbraio. Io invito tutti a venire a vedere l'Elisir d'amore di Emanuele Luzzatti, questo straordinario uomo di teatro, questo artista che è scomparso pochi anni fa e che ha lasciato dei capolavori per il teatro musicale, per gli occhi, che sono da vedere. Non hanno bisogno, dicevamo prima con Francesco Gallarati, la musica colta, questo aggettivo che a volte si malinterpreta. Ricordo il primo a dare una definizione più giusta, in un certo senso, fu Maurizio Pollini qualche tempo fa, che disse: bisogna parlare di musica d'arte, e da allora questa cosa venne come dire, in auge, ecco. Almeno spero, non vorrei dire delle sciocchezze, ecco. Comunque, mi hanno preannunciato adesso con una occhiata che dovrebbe essere in arrivo la nostra sindaco, la sindaco di Genova Marta Vincenzi, ecco, che avevo già annunciato. Eccola, arriva, sorride, siede un po'. Buonasera sindaco. Buonasera. Allora, questa, intanto lei deve salutare gli internauti, non sappiamo quanti sono, non sappiamo chi sono, però il Carlo Felice questa sera riparte e lo fa aprendosi non solo con il tutto esaurito, la gente che si sbraccia dalle balconate, ecco, è una bella cosa. È magnifico, mi pare che siamo partiti col botto. Ecco, allora cosa... Tutto il mondo a questo punto. Speriamo che ci sia tutto il mondo. Finora è andato benissimo, è stupendo. Abbiamo avuto, credo, una esperienza
artistica notevole, una grandissima. Ecco, quando ci sono braccia così come questo maestro e come questo pianista, tutto diventa una meraviglia. Sì, sì, tra l'altro prima Buchbinder è venuto qui da noi, gli ho chiesto se fosse stanco, eccetera, eccetera. No, ma io non sono stanco, era felice, si è alzato alle 5 del mattino per prendere l'aereo. La musica fa bene, allora, ecco. Evidentemente sì, bisognerà prescriverla. Ecco, no. Però per prescriverla c'è bisogno anche di quattrini, perché anche le medicine costano. Come facciamo qui? Non ne passa nemmeno più il Servizio Nazionale. Ecco, quindi che se non c'è il Servizio Nazionale, lei è Presidente del Consiglio di Amministrazione, molto, molto attiva tra l'altro, sta interpretando anche con molta energia questo suo ruolo. E a che punto siamo? Perché Pacor ci ha parlato giustamente, lui fa la sua parte, sta mettendo giù una stagione, è riuscito a convincere Zubimeta a venire qua, so anche grazie, lui dice in questa lettera aperta alla città, ad alcuni musicisti che lo conoscono, è un uomo molto generoso, è venuto qui prima, ha fatto anche lui un discorso, ha buttato proprio, gettato il cuore oltre l'ostacolo, però qui, come diciamo a Genova, le palanche, come, a che punto siamo? Stiamo raccogliendo con questo fundraising, no? Di un certo interesse, mi pare che finalmente stiano arrivando. È molto genovese, la, diciamo, la questione, quindi questa è una città che ha bisogno di essere molto convinta, però quando è convinta parte generosamente alla grande, e allora io sono da questo punto di vista abbastanza ottimista, mi pare che la città si stia convincendo, il pubblico è entusiasta e chi ha le palanche, come dice lei, mi pare che cominci con insomma una certa generosità a far mostra, che forse è il caso, perché davvero con questa musica si migliora tutti. Ecco, forse quello che è anche giusto, anche importante percepire anche da questa apertura, dal nostro streaming, eccetera, eccetera, è che la musica, questa, la musica colta, è davvero una cosa per tutti, che non c'è bisogno di enciclopedie, di cose. Insomma, quando arrivano Zubimeta e Buchbinder, mi pare che anche la reazione proprio epidermica del pubblico sia questa. Io spero che chi di dovere poi sia anche a teatro e si renda un po' conto del fatto che, certo, il Carlo Felice non è uno stadio, non ci sono 40.000 posti, lo streaming forse può aiutare, è una cosa da portare avanti. Mi permetta di dire che per fortuna non è uno stadio. Vabbè, insomma, i controlli, i cancelli qui ancora, nessuno è arrivato. Però io ho visto un pubblico davvero molto misto e sono contenta di vedere moltissimi giovani, questo mi piace tanto, devo dire. Anche perché i biglietti non costavano pochissimo questa sera, quindi insomma... Ma è stato un atto d'impegno e di responsabilità, però molto ben ripagato. Sì, questo sicuramente, poi la sala è davvero strapiena, poi le persone sono festanti, lei sorride, quindi insomma, vabbè, speriamo che sia un buon auspicio per il futuro. Eh sì, e questa Genova che si collega al mondo mi sembra davvero un bel auspicio. Bene, allora alla prossima. Grazie Sindaco, grazie, buon proseguimento di serata. Bene, direi che... Beh, gli ospiti li abbiamo avuti, adesso starà anche a voi farci sapere attraverso i canali di comunicazione con il nostro teatro se questo esperimento vi è piaciuto. Ricordo che il Carlo Felice, beh, è un sito da cui stiamo trasmettendo, che è www.carlofelice.it, c'è anche un'email attraverso la quale potete far avere a quello che è il nostro servizio comunicazione il vostro parere, l'indirizzo è info@carlofelice.it. Adesso io tra l'altro credo che dovrebbe esserci da queste parti, quindi andiamo tutti in diretta. Elvira Bonfanti è da queste parti? Vediamo se c'è, mandatemela se c'è. Ecco, stiamo facendo proprio tutto in diretta, perché io voglio anche cercare di presentarvi chi lavora un po' dietro le quinte di questo teatro, e non c'è solo la sindaco che si occupa di trovare le palanche, come diciamo qui a Zena, ma i quattrini in altri termini. Per chi è invece si collega da un'altra parte del mondo, e non c'è soltanto chi come Giovanni Pacor cerca di andare a contattare i grandi artisti che con la loro generosità possono portare il loro contributo, come avviene questa sera. Tra l'altro vedete anche proprio come il pubblico sia, tanto tutto il pubblico quasi si è seduto, penso che questo si possa vedere chiaramente, però l'orchestra tarda un pochino, insomma ci sono tante chiacchiere, noi abbiamo ancora qualche minuto, possiamo farlo, dicevo, cerchiamo di raccontare chi lavora dietro le quinte. Intanto ho appena dato l'indirizzo email del servizio comunicazione, info@carlofelice.it, perché gli internauti ci facciano avere i loro commenti. Il responsabile al Carlo Felice del servizio comunicazioni risponde al nome di Elvira Bonfanti, che questa sera sta andando da una parte alla lata del teatro, poverina, sta impazzendo. Allora io propongo a Elvira di fermarsi qui, di riposarsi, di raccontarci come sta andando la sua serata. Buonasera Elvira.
Buonasera a tutti. Beh, una serata assolutamente eccitante e straordinaria, perché vedere il teatro così vivo è un'emozione che davvero fa da forza a tutti quanti, dalla biglietteria ai tecnici, agli impiegati, alla produzione, l'orchestra, il coro naturalmente. E insomma, davvero l'energia anche all'interno è palpabile, assolutamente incredibile. Credo che si possa cogliere l'occasione. Scusate se approfitto questa deformazione professionale, ma credo che l'esperienza di questa sera dello streaming sia qualcosa di davvero assolutamente importante dal punto di vista anche didattico. Noi abbiamo un progetto didattico per i giovani e che con questo sistema potrebbe essere il modo per portare la musica in tutte le scuole, non solo di Genova, della Liguria, d'Italia, ma anche per far vedere appunto quelle che sono le nostre attività, come spieghiamo l'opera ai ragazzi, per formare quel pubblico del futuro che è assolutamente essenziale e che è poi insomma quello che rende vivo un luogo sacro come il Teatro dell'Opera. Allora, io dicevo, dato l'indirizzo del servizio comunicazione, quindi sei pronta a ricevere tutte i suggerimenti dei nostri internauti che scriveranno da domani, tempesteranno la casella email, prometti di rispondere a tutti? Certamente, sicuramente sì, anzi, avere un sovrintendente così vitale, così pieno di iniziative è ovviamente una sfida, è un piacere, siamo tutti pronti a lavorare il triplo ed essere quindi sempre pronti a rispondere a tutti naturalmente, quindi scriveteci per favore suggerimenti, consigli, critiche naturalmente anche, perché le critiche costruttive sono sicuramente un elemento fondamentale per andare avanti, per crescere, e il Teatro Carlo Felice ha bisogno di crescere tantissimo e di andare in giro per il mondo. Ecco Elvira, allora l'ultima cosa, guardiamo avanti, questa serata ormai è archiviata soprattutto per chi lavora in teatro, dopo questa settima di Beethoven che stiamo per ascoltare, io accennavo prima con il sovrintendente Pacor le prossime scadenze, allora intanto c'è Traviata che è la stessa produzione, diamo un po' qualche data, le famose date utili da ricordare per i sostenitori del teatro, per chi invece magari vede il Carlo Felice la prima volta questa sera in streaming, ecco, quali sono i prossimi appuntamenti? Benissimo, assolutamente da non perdere, dal 3 al 16 dicembre Traviata, poi dal 18 al 23 di dicembre invece La Sylphide, balletto in versione originale con la compagnia del Ballet du Rhin, balletto assolutamente incredibile perché raramente viene rappresentato, ma è il primo balletto romantico della storia, quindi quello che debuttò con Maria Taglioni. E a seguire un'altra data ormai tradizionale, che è il concerto di Capodanno, cioè il 1 gennaio alle ore 16, sarà un concerto ovviamente con musiche di Strauss e assolutamente per salutare il nuovo anno in maniera festosa, e poi a gennaio, ma ancora per la stagione 2010, l'Elisir d'Amore dal 20 al 30 di gennaio. Bene, grazie Elvira Bonfanti allora e buon lavoro, a presto, a presto. Come vedete l'orchestra si sta riaccomodando ai propri posti, stiamo per ascoltare allora ancora in collegamento diretto dal Carlo Felice, video e audio naturalmente, in streaming questa nostra premiere, la settima sinfonia di Ludwig van Beethoven, opera 92, vi confesso che non lo so a memoria. No, è l'opera 92, la sinfonia numero 7, quattro movimenti come vi dicevo poc'anzi, sotto la bacchetta di Zubin Mehta che con la sua generosità questa sera è qui a Genova. I quattro movimenti sono poco sostenuto, vivace, allegretto, presto e allegro con brio. Mancano le prime parti, ecco che rientrano anche loro, l'orchestra è schierata al gran completo, non c'è naturalmente il coro che abbiamo ascoltato nella prima parte, e a questo punto vedrete che si abbasseranno le luci su questa platea del Carlo Felice così festante, così gremita questa sera, come diceva la sindaco Vincenzi, è un bel segnale, speriamo che la città di Genova, si parla spesso di genovesi che sono un po' schivi, un po' burberi, un po' brontoloni, insomma speriamo che si avvicini a questa nostra realtà così importante che prova a rinascere e a portare in alto la musica colta, che è una parte importante del nostro patrimonio. Beethoven chiaramente appartiene a un altro patrimonio, che è quello del grande
della Germania, del popolo tedesco. Noi però modestamente, ricordava lo stesso Zubin Mehta all'inizio di questa nostra, di questo nostro collegamento, abbiamo inventato il melodramma, il recita cantando, quindi da Monteverdi in avanti. Beh, insomma, è una cosa che esportiamo come la Ferrari, come la pizza napoletana, insomma, come tutte queste cose che sono, come dire, beni di consumo, ma anche la musica colta dovrebbe essere tale, insomma. Quindi tanto adesso vedrete di nuovo l'accordatura dell'orchestra con l'oboe che intonerà il la. Ecco, lo sentite. Bene, allora Andrea Tonello vi lascia all'ascolto della settima sinfonia di Beethoven, 4 movimenti, una durata approssimativa di circa 30 minuti, che è l'ultimo brano di questa seconda parte del concerto straordinario diretto da Zubin Mehta, che stiamo trasmettendo in diretta sul sito del Teatro Carlo Felice, dal Teatro Carlo Felice. Buon ascolto.
Thank you.
Thank you.
grazie. È una tragedia che metà novembre sarà il primo concerto in una città italiana. Una Italia piena di cultura, piena di musica e piena di un pubblico che ama tutto questo. Immaginate questo mondo senza questi concerti, con queste grandi orchestre dappertutto in questo paese. Cioè, io non posso pensare, ma ci sono gente, io non voglio adesso essere molto negativo, ma ci sono gente che non vogliono questa vita per voi e per i nostri colleghi, non vogliono questa vita. È inutile lamentare tutto il tempo contro il governo, perché il governo non darà mai più, basta che loro non tagliano ancora più. Però, signori, io sono sicuro che anche questa sera in questa sala ci sono abbastanza gente per appoggiare questo teatro, anche se... anche se il governo non dà la possibilità di ritirare i fondi dalle tasse, ma nessun governo in Europa dà questa possibilità. Soltanto gli americani fanno questo. E guardate quanto c'è in America, musei, ospedali, università, orchestre, tutto. Noi non possiamo lamentare soltanto e non fare niente. Per favore, voi siete responsabili, fate qualche cosa per questo grande teatro. Bene, ecco, vedete, è il battimani anche per Zubin Mehta. Questo saluto così caloroso, speriamo che non sia solo una bella serata, un evento mediatico. Le parole di Zubin Mehta non sono parole di circostanza. Zubin Mehta ci ha messo la faccia, ci ha messo la sua arte e ha diretto gratis, ha fatto il musicista gratis questa sera e l'ha fatto dirigendo, abbiamo appena ascoltato, la settima sinfonia in La maggiore opera 92 di Ludwig van Beethoven, nei tempi poco sostenuto, vivace, allegretto, presto e allegro con brio. Ed è con questa esecuzione l'auspicio che questa prima diretta streaming abbia anche aiutato le persone che magari non conoscevano il Carlo Felice o magari lo conoscevano ma non sapevano quanto fosse bella e grande la musica che dentro vi si crea e si offre al suo pubblico. E con questo auspicio dicevo che Andrea Tonello vi saluta, vi ringrazia per il vostro ascolto, vi ricordo di mandarci i vostri commenti a info@carlofelice.it, il nostro sito è sempre lo stesso, è quello da cui avete potuto ascoltare e vedere questa diretta streaming audio video, www.carlofelice.it. Come vedete il pubblico sta lentamente scemando, il palco adesso è deserto e Zubin Mehta torna a Firenze, speriamo di rivederlo presto. Il prossimo appuntamento con la grande musica qui al Carlo Felice è con La Traviata di Giuseppe Verdi,
il prossimo 3 dicembre. Da Andrea Tonello, da tutto lo staff dei tecnici del Carlo Felice, che sarebbe troppo lungo enumerare, ma che io ringrazio, perché senza l'aiuto di chi lavora qui alle console con le cuffie in regia e i tecnici audio e video, insomma tutta la squadra del teatro, ecco, io credo che tutto questo lavoro non sarebbe stato possibile. Dunque, a risentirci alla prossima occasione. Buona serata, buonanotte, buona Santa Cecilia, patrona della musica, speriamo che ci porti fortuna. Dunque, a risentirci, a presto, da Andrea Tonello.